Cari amici di Hellas Live, guardate un po' che abbiamo trovato oggi all'antistadio. Siamo in compagnia di Erion Bogdani. Innanzitutto è un piacere ritrovarti, caro Erion. Piacere mio. Come stai? Io sto bene, sono venuto qua a Verona perché ho tanti amici, poi ho anche la casa e oggi sono presentato qua a vedere un po' l'allenamento della primavera dell'Hellas e poi a trovare anche Dervici, che è un mio amico e abbiamo fatto una chiacchierata. Ecco, oggi tu sei allenatore dell'Under 19 del tuo paese, quindi dell'Albania, ed hai un giocatore nella tua selezione che noi conosciamo molto bene, ovvero Kumbulla. Ti chiedo, che prospetto è il Max? Sì, lui è un centrale difensivo forte di testa, secondo me è un buon giocatore e dico che anche se è giovane, perché è nato nel 2000, devi fare tanti allenamenti, devi dimostrare che le parole che dico io e le parole che dicono gli altri. Io penso che lui anche il prossimo anno può essere una buona alternativa anche per la prima squadra, perché mi dispiace che Hellas Verona è retrocesso in Serie B, però comunque adesso devi iniziare anche a fare bene il prossimo anno, perché non vincere il campionato per giocare in Serie B. Tu hai fatto un anno e basta qua a Verona, però sono un anno dove tu hai fatto molto molto bene personalmente parlando, perché vado a memoria 17 gol per te, insomma fu un'annata importante personalmente parlando. Verona che sfiorò con Massimo Ficcadenti un risultato molto più importante, ovvero la Serie A. Sì, mi ricordo quell'anno, è stato un anno bella per me e anche per Verona, perché ho fatto tantissimi gol e mi dispiace perché tante partite, ultime partite le ho perse perché ero convocato nazionale. Con Brigel, sì, e non potevo giocare con la maglia di Verona. Comunque abbiamo fatto un buonissimo campionato, mi ricordo benissimo quell'anno lì. Mi è dispiaciuto tanto perché, essendo che sono stato un anno in prestito qua, non era la possibilità per rimanere, perché mi sono trovato bene con la città, con i tifosi, anche in campo. E poi da lì sono ripartito e da lì ho giocato sempre in Serie A e gli ultimi 10-11 anni della mia carriera li ho giocato sempre in Serie A. Io ti ringrazio per questa simpatica chiacchierata, ti chiedo di salutare quelli che sono stati i tuoi ex tifosi, ovvero i Butè dell'Hellas. Allora, li saluto tutti i tifosi, sono stati eccezionali, anche se sono tutti che spingono anche Hellas Verona, perché è una squadra molto importante, e io spero che Hellas Verona presto tornerà al calcio che conta, quella di Serie A, perché secondo me per il pubblico, per i tifosi, per lo stadio, anche per la città, merita di stare più alto possibile in calcio che conta.